Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova lezione in cui vi spiego come creare i profili personalizzati all'interno di Camera Raw. Io sto usando la versione di Camera Raw 10.3 nella quale sono cambiate parecchie cose. Se volete saltare immediatamente al punto in cui spiego praticamente come creare il profilo colore, qua sotto nella descrizione lascio il link esatto al numero del minuto in cui spiego questa cosa. Se invece non avete idea di che cosa sono i profili colore, continuate ad ascoltare questa lezione dal punto in cui siamo. Allora, i profili di colore sono una sorta di preset. Infatti nelle precedenti versioni di Camera Raw avevamo tutta una serie di preset in questa zona, solo che non erano organizzati in questo modo. Probabilmente se sei abituato a una vecchia versione di Camera Raw avrai esclusivamente un elenco di preset in questa zona. Adesso i preset sono organizzati per questa sorta di set e puoi applicare i vari preset in maniera interattiva, semplicemente scorrendo il mouse sopra i nomi dei preset. Questa cosa è stata applicata anche ai profili. I profili sono stati spostati nel primo set. Ecco qua alcuni dei profili presenti all'interno di Camera Raw e se clicchiamo su questa quasi anonima iconcina composta da questi quattro pulsantini, accediamo ai preset dei profili. E anche questi possono essere applicati in maniera interattiva, semplicemente passando il mouse e cliccando sul profilo che ci interessa. Che cosa sono i profili di colore? Dovete vedere i profili di colore come una sorta di LUT, o LUT, come li volete chiamare, ossia una sorta di contenitori di preset preimpostato che non potete modificare. Quindi se noi applichiamo ad esempio questo preset qua, all'interno di Camera Raw si sono andati a modificare i vari slider per dare questo effetto. Se invece noi andiamo ad applicare un profilo, il profilo di colore non va a modificare nessuna impostazione, quindi sono dei preset chiusi appunto che prendono il nome di profilo. Andiamo quindi a vedere come si crea un profilo di colore. Prima di andare a creare il contenitore del profilo del colore, dobbiamo decidere il look della nostra immagine. Ok, quindi come al solito, come fareste per una vostra elaborazione qualsiasi, andate a vedere, a capire che tipo di look volete dare alla vostra immagine, ok? Quindi andate fondamentalmente a smanettare su tutto quello che saranno i vari parametri della vostra immagine, quindi andiamo prima di tutto a creare il nostro color look, ok? Quindi ad esempio io voglio creare una situazione del genere. Quando sono soddisfatto con il mio look, vado sul penultimo tab dei predefiniti e prima di cliccare su quest'iconcina in basso a destra che mi creerebbe un predefinito, sul PC tengo premuto il tasto Alt oppure il tasto Option sul Mac, clicco su quest'iconcina e questa, invece di farmi creare un predefinito controllabile da me, mi fa creare un nuovo profilo. Come prima cosa ovviamente gli do il nome, scrivo Bangkok Test, questa è una foto che ho scattato qualche anno fa a Bangkok, e lo posso inserire all'interno di un set. Il set non è altro che una sorta di cartella, quindi lo chiamo Martin. Ok, quindi mi sono creato il mio set Martin all'interno del quale poi potrò inserire tutti i miei preset. In impostazioni immagine correnti da includere sono tutte le impostazioni che sono andato a cambiare io, quindi io ho fatto un po' di correzioni nel tab di regolazione base e ho cambiato un pochino le curve. Non ho toccato nient'altro e quindi tutte le altre impostazioni sono in grigetto. Per ora lasciamo le impostazioni avanzate così come sono, qui basta che sapete che è, in genere è sempre meglio lasciarlo su normale. Se lo mettete su media e su alta avrete un'applicazione di questo effetto
un po' più forte rispetto a quello che vi serve, e quindi poi avrete uno slider che vi permetterà di controllare l'applicazione del profilo in maniera più o meno intensa. Per ora lasciamolo qua. Potete ovviamente anche gestire la tavola di consultazione dei colori, appunto, che sono il LUT, quindi ad esempio potete crearvi un LUT all'interno di Photoshop e poi applicarlo a questo profilo di colore, e anche la tavola di aspetto, per ora lasciatela così, poi faremo un tutorial avanzato per quanto riguarda questa impostazione. Clicchiamo su OK, ritorniamo nel primo tab, quindi quello base. Ritorniamo nei profili di colore cliccando su questo simbolo con le quattro finestrelle, chiudiamo i predefiniti e vediamo che cosa è apparso qua in fondo, il mio set Martin, quindi la mia casellina Martin, con il mio preset Bangkok, che ovviamente adesso applicato, ovviamente moltiplica l'effetto sulla mia immagine. Per uscire dai preset basta andare qui in alto e cliccare su chiudi, una cosa non proprio intuitiva secondo me. Ripristiniamo le impostazioni predefinite di Camera Raw, andiamo su sfoglia profili, andiamo di nuovo su Martin e applichiamo il preset. Ed eccolo qua, abbiamo applicato semplicemente il preset. Quando precedentemente vi ho detto che potete gestire la forza dell'applicazione del preset, mi riferivo a questo slider qui che si chiama fattore. Posso infatti abbassare, quindi togliendo completamente l'influenza del profilo sulla mia immagine, portarlo al 100%, eccolo qua, oppure aumentarne la forza ancora di più portandolo al 200%. Quindi quell'impostazione che vi ho detto, che vi spiegherò un po' più in là, va ad influenzare questo slider qui, quindi la possibilità di gestire questo slider nel vostro flusso di lavoro. Ok, quindi adesso chiudo ed ecco qui che il mio profilo colore è stato applicato e gli slider sono fermi lì dove stavano. Quindi qua non è cambiato assolutamente niente e anche nelle curve, se andate a vedere, non è cambiato assolutamente niente. Quindi, a differenza dei preset che possono essere modificati, i profili di colore no. Perché cosa può essere utile questa cosa? Ad esempio, vi potete esportare il vostro set di profili e magari condividerli con qualcuno che volete che li applichi solo e non abbia la possibilità di modificarli. Ok, spero che questa lezione sulla creazione dei nuovi profili di colore all'interno di Camera Raw 10.3 e quindi tutte le versioni successive, se non cambia niente, vi sia stata utile. Se sì, vi prego, mettete un like e lasciate un commento a questo video, perché dà una mano enorme a questo canale per crescere. Grazie e al prossimo tutorial.